è questa, che hai due archi. Ah, ecco, vedi, ci sono delle porticine che io non gli ho fatto e gliele posso fare anche con le finestrine che non si vedeva da là. Sì, sì, è questo. Perché gli ho fatto questi due archi qui con la cosa che viene giù lì, la casettina, così. Ah, che bello. È un albergo adesso. Ecco, vedi? Infatti la cosa che mi disturbava sotto gli archi è che sono più profondi di quello che ho fatto io. Mi dà un po' di perché c'è il muro senza finestrine, invece gliele posso fare. Ti lascio un'altra pensione. Si può visitare? Come? Ah, è un albergo. Lo sai perché? Perché io ho fatto una scultura di Pasolini con sottomatera e ho ricreato anche questo pezzo. Mi dicevo, come, perché l'ho visto dalle fotografie, come mi piacerebbe vedere. E l'ho trovato adesso per caso. E allora ho visto che io non avevo visto che c'erano anche delle finestre, delle porte. E allora lo volevo filmare per quello, per fare dei dettagli ancora in più. Ma sono contentissimo di averlo visto. Sì, sì, grazie. Ah, che bello. Che figata! Grazie, molto gentile. Madonna, che fa? Le grotte, le varie grotte sono state restaurate secondo si parla comunque di recupero conservativo delle grotte, quindi anche lì gli arredamenti sono autentici e... Ah, che bello! Siete bravi, proprio. Anche il fatto di aver scelto il restauro conservativo e non quel tocco queste troppo moderno. Sì, abbiamo 18 grotte, sono un albergo diffuso, quindi sono dislocate su tre diversi livelli. Bellissimo. Questo è un primo livello, andando sopra troverete le altre stanze, sì, sì, lungo la scalinata. Bellissimo. Per cui ci si può anche stare qui, giusto? Sì, 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 è un albergo. Lì ci sono c'è la vostra mail, tutto quanto? Sì, tutti i dettagli. Sì, sì. Ah, ok. Vi manderò una mail per farvi vedere, perché mi ha detto una balla, proprio... Io dicevo, ma dov'è? Perché c'è tanto di quella roba. Perché io ho visto una fotografia e mi era piaciuto questo scorcio, questo lo ricreo. E poi mi piaceva vedere dal vivo. E adesso l'ho scoperto per caso, perché volevo dire il campanile, che poi non ho ancora visto.